solo capanne in legno, ma non come quelle belle che vi ho fatto vedere l'altra volta della città e del militare. Queste tutte, come veniva a dire, abbiamo buchi rifatti, pali rifatti. Adesso qua dovete fare un grande sforzo di immaginazione e credermi, ma vi assicuro che sono delle capanne in legno, questi sono i pali che sostenevano le strutture. Ecco il grande fenomeno del tardo antico e dell'alto medioevo, la costruzione, cioè l'arrivo del cristianesimo, che come vi ho detto cambia il modo di vivere, quindi non più cittadino per il mio impero, ma cittadino per salvare l'anima. Costruiscono le chiese. Dove vengono costruite le chiese? Allora, in contesti ancora conservati, che sono rarissimi, fuori dalle mura, questo è un esempio, in altri contesti dentro le mura. Si sceglievano spazi liberi, uno spazio libero a Cremona era quello Oriente dove è stata costruita la cattedrale e qualcosa prima, perché era uno spazio libero perché lì c'era una domus, non c'era un tempio, una domus bruciata, abbandonata e ma con delle fasi di utilizzo si chiama, si definisce parassitario, cioè andavano a abitare lo stesso una parte della casa. Come adesso purtroppo a volte abbiamo notizie di chi va ad abitare parti di cascine diroccate per avere un tetto sotto il quale dormire. Questo succedeva anche nel tardo antico al Medioevo. Ma un altro fenomeno che succede è quello di cui ci parla Sant'Agostino. Ci dice facciamo in modo che i templi vengano trasformati in chiese. Santa Maria sopra la Minerva ad Assisi ne è un esempio fulgido, è il Pantheon. Allora, perché noi non troviamo i templi a Cremona? Perché è probabile che spesso questi siano stati convertiti in chiese. E poi c'è anche lì una motivazione che vi farò vedere dopo. Per esempio, se voi pensate alle porte urbiche della città, quali sono a Cremona, probabilmente? Una era dove c'è, dove dice possono via Monteverdi, quindi San Vitale, una chiesa. Un'altra probabilmente dove c'è Santa Lucia. Un'altra dove c'è il Duomo. Vuol dire che c'è quello che gli storici chiamano assetto santuariale, cioè la chiesa, ora, la scuola della città, ora viene protetta dal posizionamento delle chiese in corrispondenza delle porte d'ingresso nella città. Quindi più o meno vedete nel disegno che ho fatto vedere prima, c'era vicino vicino all'ingresso nelle porte. Il cristianesimo a Cremona si perde, cioè abbiamo veramente poco il cristianesimo delle origini, diciamo gli impianti primigeni. Quello che sappiamo è che abbiamo notizie di un sinodo in cui c'era questo vescovo Giovanni di Cremona intorno al 450 e quindi il 450 di Cremona c'era già un vescovo. Se c'era un vescovo ci doveva essere la domus episcopi, la casa del vescovo, una piccola chiesa, una cattedrale e un battistero. Perché sapete che il cristianesimo delle origini, a parte che qua arriva, non arriva così presto, arriva piuttosto tardi, non è che dall'anno zero, subito dal primo secolo, dal primo anno, comunque adesso fatemi dire banalità, non voglio essere così banale. Però a parte quello ci mette un po' di tempo, ma il 451 forse è un po' troppo avanti, è la prima fonte scritta che abbiamo, ma sicuramente abbiamo cose prima. Un'indagine fatta qualche anno fa all'interno della cripta del Duomo ha portato alla luce un battistero paleocristiano, quindi antichissimo. Siamo al IV secolo, IV secolo vuol dire il 300, fine IV, quindi siamo molto antichi, molto in antichità. E poi abbiamo altre strutture che sono un po' più recenti, come questa dove c'è il camposanto dei canonici con i mosaici, che è da andare a vedere se vi capita, lo so che è una cosa che si vede poco, ma andrete a vederla. Quindi la città inizia a configurarsi sotto la egida cristiana, le chiese, un po' in giro, ne abbiamo trovate tantissime quando facciamo scavi, troviamo i corpi dappertutto, perché la chiesa diventa chiesa cimiteriale. Chi moriva appartenendo diciamo, a quella parrocchia veniva seppellito intorno a quella chiesa. Cambia proprio il modo di vedere la vita, veramente ve lo assicuro, è così. Battistero di Cremona, vedete, noi abbiamo trovato queste parti di muratura, questa è la parte del Duomo, abbiamo trovato queste parti di muratura, è un battistero cosiddetto a doppio guscio. Stasera, dicevo prima, se vi ricordate che Cremona e Piacenza hanno una storia che deve andare sempre insieme in età antica, ma è una storia che andrà insieme anche dopo. Dov'è che abbiamo l'unico esempio di battistero a doppio guscio in queste zone? A Piacenza. Quindi vedete, dove è costruito a Piacenza sopra una domus? Come a Cremona, quindi le città hanno veramente una storia molto molto comune. Questo invece è il camposanto dei canonici, ci sono una serie di mosaici, lì dove si pensa che ci fosse una delle prime cattedrali, insomma, diciamo, le prime chiese intorno all'undicesimo secolo. E vedete, sono molto belle questi mosaici, anche perché sono in realtà non rispecchiano più quella che è la simmetria, la linearità, la bellezza artistica dei mosaici romani. Sono un po'.